Io Zoo. Vai oh vai oh, che razza di mondo ti do. Vai oh vai yeah, potrei fare tutto per te. Capone Bunga de Bangat nasce nel 1999. Da un'idea mia di realizzare qualcosa di diverso dal solito modo di fare musica, venendo anche da una cultura di campionamenti, quindi molto elettronica anche, e da un sentimento profondo di rispetto per la natura, con un concetto fondamentale che era quello di prendere materiali riciclati e quindi diciamo spazzatura o rifiuti urbani e farli diventare strumenti. Allora, questo è il Do. Sì, ci troviamo. Questo. Manca il Re. Mi bemolle. Ah, ne metto il collo. Allora, chi è il Re? No, no, questo è Fa. Sì, questo è giusto. Questo Do, Re. Do, ragazzi. Questo è il Do. Tutto qua, eh. Ok. Le bacheche? L'obiettivo fondamentale era quello poi di farli diventare strumenti non solo dal punto di vista percussivo, che era la parte anche in fondo più semplice, ma invece di tirarne fuori le note, quindi la sperimentazione su materiali diversi da quelli che possono essere quelli comuni come bidoni, lattine, che sono la nostra parte percussiva, chiamata boatteria principalmente, che è questa batteria fatta con tutti i bidoni, ma anche la possibilità di elastici oppure di scatole di polistirolo che diventano contrabbassi o chitarre, o stesso per esempio una cazzuola che suonata in una determinata maniera può diventare uno strumento che nel panorama degli strumenti convenzionali non esiste. È venuta poi spontanea l'attività sociale, quindi quella che entra per esempio nelle scuole, nelle università, anche nei conservatori, attraverso la quale riesco a toccare delle aree che normalmente un musicista ha più difficoltà a toccare, ed anche a portare questo concetto molto semplice della musica per tutti, quindi la musica di tutti, che può essere fatta con poco, quindi con niente, diciamo con i rifiuti, che diventa una metafora anche come insegnamento o comunque come suggerimento per vivere, perché comunque se qualunque cosa, addirittura la spazzatura, può trasformarsi in un bene, in qualcosa di costruttivo, in qualcosa di valido da poter essere riutilizzato, chiaramente questo può essere trasportato su tutti i livelli della socialità umana. Allora, stiamo arrivando alla scuola Giovanni Falcone, che si trova nella 219 di Pomigliano d'Arco. Purtroppo è una zona degradata, proprio perché comunque hanno creato questi quartieri, diciamo, come dire, che non hanno un'identità. Noi facciamo questo laboratorio da più di 10 anni, è un laboratorio permanente ed è una cosa che continua a funzionare proprio perché è organizzata in maniera molto sincera, molto vera, profonda e in ascolto dei ragazzi fondamentalmente. Io vorrei fare, prima di tutto vorrei fare un ritmo, in modo che cominciamo a riscaldarci un po'. Ma voi l'isca di pesce? Tutto a posto? Ci vuoi fare l'isca di pesce? 1, 2, 3, 4. Guardate, deve essere proprio così. Ta 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 ta, come l'orologio. Piano piano si sviluppa una sorta di autodisciplina che credo sia il vero
bagaglio che poi portano nella vita, nel senso che a prescindere se poi diventano meno musicisti, questo mi interessa molto relativamente, mi fa piacere invece dargli la sensazione che loro hanno delle potenzialità che non conoscono e che queste potenzialità vengono fuori se sviluppano un'autocoscienza, cioè la volontà di fare certe cose sapendo di poterle fare. Variazione! Essere di Napoli, io penso che abbia contribuito a questa creatività, ma da un punto di vista è esattamente legato alla creatività, nel senso non... Allora, tanto per cominciare, nel 99 non c'era l'emergenza rifiuti, quindi la mia idea non è nata sul piano dei rifiuti, anche perché io lo faccio dal 72, diciamo, da quando avevo 12 anni, di riciclare cose, perché mi piaceva l'idea di avere strumenti fuori dal comune, mi piaceva l'idea di avere intorno cose che potevo riutilizzare, quindi è un istinto quasi infantile, se vogliamo. Abbiamo cominciato a riunire tutti i volontari per andare a pulire la spiaggia, che sta un poco più di là, alla mia destra, ed è una spiaggia nella quale abbiamo raccolto veramente di tutto, anche siringhe, c'era, insomma, era una spiaggia che andava assolutamente pulita. E hanno partecipato un sacco di associazioni, sono venuti pure dei musicisti, miei amici africani, Senegal Ritmo. Questo è il video di chiusura di un evento che è durato 9 mesi, quasi un parto, legato alla creazione di strumenti fatti con materiali riciclati. Un sito proprio è stato, abbiamo aperto un sito che si chiama Come sono il caos, attraverso il quale io insegnavo a costruire strumenti. Gattolo 1, azione, ciak! Scatolera 2, soggettiva! Soggettiva! Azione! Un ciak, per piacere! Lunghia. Siamo a Forcella, è uno dei posti del cuore di Napoli, quindi della storia di questa città, e all'ingresso di un teatro che si chiama Trianon, teatro del popolo. Io sono stato invitato da Franco Del Prete col suo gruppo che si chiama Sud Express. E Franco è il fondatore di Napoli Centrale, una persona, un batterista, quindi un fratello di ritmo. Maurizio è un grande musicista. Alla nostra tradizione, però con lo sguardo verso il futuro. È una gioia immensa stasera di fare una cosina con lui. Maurizio Capone. Thank you.
that picture.